Con la quarta vittoria in trasferta la Battipagliese rivede i play-off approfittando dei contemporanei risultati favorevoli con l'Albanova fermata in casa dal Matera e la Viterbese sconfitta a Teramo. Non era facile vincere a Fasano, soprattutto dopo che Ambrogioni aveva deviato involontariamente nella propria rete una pregevole azione personale di Belmonte, bravo a scavalcare Criscuolo con un pallonetto. Nonostante l'inizio in salita, i bianconeri riuscivano a prendere il comando delle operazioni, costringendo sulla difensiva i padroni di casa. Al quindicesimo Passiatore, imprendibile per il suo guardiano Ferrara, impegnava severamente Piazza, che si salvava con i piedi. Il centravanti al 24esimo, su assist di Caggianelli, sfiorava il palo di testa. Al 37esimo veniva inspiegabilmente annullato un gol a Caggianelli, ottima la sua prestazione per presunto fallo di Di Domenico. 38esimo, Marra serviva Di Domenico, gran tiro a fil di palo. Il pari era nell'aria, arrivava al 41esimo. Marra pennellava una punizione sul primo palo, Garzieri anticipava tutti e insaccava di testa. Il pareggio però non bastava e al 48esimo Piazza impediva a Passiatore la gloria personale. Sulla respinta Vozza con un bel diagonale non trovava la porta per un pelo. In apertura di ripresa il Fasano si rendeva pericoloso con il centravanti D'Onofrio che sfiorava l'incrocio dei pali. Al nono altro pericolo per Criscuolo che rimediava in angolo su incursione di Cavaliere. Dopo la sostituzione di Vozza con Cavolo al quarto d'ora, Bevo rilevava 10 minuti più tardi il difensore infortunatosi gravemente. Ed era la svolta in quanto i bianconeri diventavano padroni del campo. L'ultimo arrivato al 24esimo costruiva la rete del successo incuneandosi fra alcuni avversari e con un violento sinistro costringeva Piazza a respingere alla disperata, come un falco Di Domenico realizzava a porta vuota. I pugliesi perdevano la testa e al 32esimo veniva espulso Russo dopo un fallo su Carafa. Al 36esimo annullato un gol a Passiatore per fuorigioco e nel finale Fasano ridotto in 9 per l'espulsione di Colucci, brutto fallo su Di Domenico. La gara si chiudeva in tripudio con gli uomini di Chiancone che hanno adesso la possibilità di riagguantare i play-off.